sorteggio anche per partecipare alla fase nazionale Under 18 e Under 16. Cioè, premio omaggio grazie alla dirigente a Placido Villa dell'Amato Siracusa. Premia Lucio. Il premio va a colui che ha deciso un giorno, guardando la TV, parlando con gli amici, di organizzare una partita tra amici per le popolazioni che sono state colpite dall'alluvione del Messinese. Quindi gli amici di Miccoli hanno riempito il Renzo Barbera e l'iniziativa è stata voluta da lui, da Fabrizio Miccoli. Allora, Fabrizio, intanto complimenti, perché i complimenti ti vanno fatti per quella partita. 12 dicembre, pioggia, freddo, la gente era lì presente, c'erano tantissimi amici, comici, ma soprattutto c'erano i tuoi amici e il tuo cuore. Sì, io vi ringrazio per questo premio, per me è molto importante. Volevo ringraziare la società del Palermo perché mi ha permesso comunque di fare quella partita, dandomi lo stadio e tante altre cose. Volevo ringraziare i tifosi del Palermo perché comunque vennero in 13.000 e l'incasso comunque è stato importante. Volevo ringraziare, adesso non faccio i nomi per non sbagliare, però tutte le persone che hanno lavorato insieme a me dietro questa partita. Volevo ringraziare la Nazionale Cantanti che anche grazie a loro si è uscita questa partita, e poi un po' tutti i miei amici, come hai detto tu prima, da Gramaro a Figaro e Picone, e comunque tantissima gente che mi ha permesso, a Mauri, Aldo Giovanni e Giacomo, tantissima gente che mi ha permesso appunto di fare questa partita. Quindi vi ringrazio e vi ringrazio a voi per il premio. Noi ringraziamo il Palermo, e qui c'è l'ufficio stampa rappresentato da Fabrizio Giaconia, però ci aspettiamo che tu dici qualcosa, ufficio mio, perché insomma qua aspettiamo tutti che tu dica quella parolina magica. Ci siamo o no? Ci siamo per domenica? Allora, io ringrazio tutti invece tranne che Giaconia. È giusto. È l'unico che non c'è. Ma sei pronto? Motori caldi per questa Champions? Sì, siamo pronti. Io comunque avrei messo la firma all'inizio di questo campionato, arrivare alla penultima partita e giocarmi la Champions in casa. Poi, come ho detto, se la Samp viene qua e vince, come ha fatto a Roma e come ha fatto col Milan e col Genoa, è giusto che ci vada la Sampdoria, però sicuramente noi lotteremo fino alla fine e fino all'ultimo secondo, quello è ovvio, l'abbiamo fatto fino adesso, quindi lo faremo anche domenica. In caso di gol, è vero che hai deciso di cambiare saluto, di cambiare sostanza? No, ormai questa qua mi porta benissimo, quindi continuerò con questa. Poi mai dire mai, magari no, sono un tipo molto istintivo, quindi non so cosa potrei fare. Hai agganciato Di Maso, tra l'altro siamo riusciti, proporremo in questi giorni a ritrovare nelle Teche Rai due gol di Di Maso dei 40, due gol bellissimi, ma non come i tuoi. Hai fatto una scaletta di importanza. Qual è il gol più bello che hai realizzato quest'anno? Non lo so, penso quello col Milan è stato un bel gol. Anche quello di domenica, forse quello di ieri è stato tanto importante, però non lo so, è difficile perché poi io la maggior parte dei gol l'ho fatti sempre molto difficili, e appunto il mio sogno sarebbe quello di fare un gol su una respinta del portiere, però non riesco. Ma diciamo che il più bel gol è quello che farai domenica, dai, incrociamo le dita. Una domanda a Fabrizio Miccoli: Palermo ti sta dando tanto, Fabrizio, tanti meriti sportivi, tanto successo, tanto amore, tu lo stai ricambiando, davvero? Sì, io sto bene qua, nel senso che ho ricevuto tantissimi premi, ho ricevuto la cittadinanza onoraria di Corleone, sto bene con la gente, quindi penso sia la mia seconda città dopo Lecce. E io appunto mi impegno il massimo per ricambiare tutto questo affetto in campo, e spero che fino adesso ci sono riuscito. Anche perché l'abbiamo visto spesso in provincia girare, oltre a Palermo, a Termini, sì. Corona, quindi tu ami girare con la famiglia e quindi adori questa terra, sì, chiamata, sì, Sicilia. Sì, amo girare, mi piace conoscere tanti bei posti che ci sono qua, mi piace andare in giro per le scuole come tanti miei compagni per andare a parlare con i bambini, e sono cose che giustamente noi calciatori dobbiamo fare perché siamo esempio per loro, e le cose buone dobbiamo cercare di farle capire, quelle cattive un po' meno.
Grazie Fabrizio. Grazie a te. 1982, stella del nostro calcio. Qui si incrociano due dei più grandi calciatori che l'Italia ha espresso, l'82 la vittoria ai mondiali, l'epilogo importante, e chi i mondiali e chi li vede col binocolo. Hanno chiaro. No, a parte che non li vedo, non mi interessa loro. Hai deciso di staccare il pulsantino da TV, forse perché è giusto, insomma, diciamolo pure. Sì, no, io sto benissimo a mare, a casa mia, a Napoli, con la mia famiglia. Poi se vedo i mondiali tipo per il Portogallo, quindi è meglio se non li vedo. Alla faccia di... Secondo te, Mirko, chi è la nazionale? Ma per l'annata che sta facendo insieme a Palermo, credo che Fabrizio meriti la nazionale, però c'è chi sceglie lì e quindi bisogna aspettare. Credo che lui la meriti perché con i suoi 18 gol ha portato in alto il Palermo e non solo questo, ha dimostrato di essere determinante in qualsiasi partita. Quindi quando un giocatore è determinante vuol dire che da solo può anche vincere una partita. Sicuramente la nazionale oggi ha proprio bisogno di questo. Però io non sono allenatore, sono semplicemente un osservatore. Quindi innanzitutto faccio i complimenti a Miccoli e al suo Palermo per come sta andando la squadra, per come sta andando lui. Però credo che è tenuto in considerazione anche da parte dell'allenatore. Siamo con Giancarlo Antognoni, il mito del calcio italiano, campione del mondo nell'82. Giancarlo, una presenza a Palermo molto importante. Sì, per l'evento, per festeggiare i 50 anni dell'Ussi, poi per i premi ai ragazzi che sono distinti in vari sport nel 2009. E poi con la presenza di Fabrizio Miccoli che sicuramente ha migliorato molto questa performance e quindi niente. Come sono venuto il calcio siciliano, Giancarlo? Calcio siciliano in ascesa soprattutto con le due squadre di Serie A, sia il Palermo che sta facendo un campionato eccezionale insieme al Catania che si è salvato a due giornate dalla fine, quindi vuol dire che c'è un'evoluzione importante per il calcio italiano a livello professionistico, siciliano a livello professionistico e non solo, anche a livello di Lega Nazionale Dilettanti sta ottenendo degli ottimi risultati. Giancarlo, per concludere, come lo vedi a livello nazionale adesso il calcio in vista dei mondiali in Sudafrica? C'è questo evento importante a giugno, speriamo che vada tutto nel modo in cui è sempre andato. Ai mondiali l'Italia ha sempre fatto la sua ottima figura, siamo campioni del mondo attuali e quindi sicuramente farà un'ottima figura. Le scelte di Lippi sono confermate il suo gruppo del 2006 con l'inserimento di qualche giovane interessante, quindi vediamo poi cosa succederà, però secondo me l'Italia nelle prime quattro ci arriva, speriamo che riesca a ripetere il 2006, non è facile, però ci sono tutte le possibilità. Grazie Giancarlo. Prego. Allora, la consegna ufficiale da parte della targa Fair Play, intitolata a Renzo Barbera, da parte di Lorenzo Barbera dell'Ussi di Palermo. Fabrizio Miccoli.